Beh, oh, sì, sta faccio DJ Max. Gigione, grazie che sei venuto qua. E io, in onore tuo, sono venuto qua. Stasera. Allora, Antonio, come lo presenteresti Gigi? Il più forte portiere della storia del calcio che abbia mai avuto. Il calcio? Perché? Che ha mai avuto chi? Gigione. Gigione, innanzitutto, come portiere. Sì, però vai oltre al calcio. Il mondo conosce tutto di Gigi. Ma la persona che è, io non l'ho mai visto una volta arrabbiato, incazzato, sempre sereno, sempre sorridente. Era una goduria averlo nello spogliatoio. Poco tempo, perché alla Juve, col cazzo che ci andava. Abbiamo provato. Questa perché sarebbe stata la sua fortuna e il suo bene, solo che non l'ha capito. Anto, questa è bella però, eh. Cioè, lui con i suoi compagni, col gruppo giusto, è arrivato da te. Lele, con lo gruppo niente, comandava lui. Sì, perché poi le gira come vuole. Gigi lui ha detto abbiamo provato. Quindi lui si sarà già mosso, si era mosso dentro. Sicuramente tutti si muovevano, tranne che Del Piero, fidati. Vabbè, adesso parla di Gigi. Ma fammi parlare a me però. Sì, fammi parlare anche lui però. Vai, ti stavo dicendo. Gigi, dilla te. No, che secondo me Antonio, proprio perché io lo conoscevo bene e gli volevo bene come gli voglio bene ancora adesso, con tutti i suoi limiti, le sue intemperanze che però lo rendono speciale. Assolutamente, sono d'accordo. Secondo me era un talento talmente brillante che meritava di giocare nella Juve. Giocare nella Juve perché siccome la Juve gli avrebbe fatto bene. E stare insieme a dei giocatori come noi, secondo me, l'avrebbe migliorato e gli avrebbe fatto fare una carriera ancora migliore. E questa è una grande descrizione, di grande rispetto. Beh, Gigi, di grande la domanda è, conoscendo me molto bene, quanto sarei durato? Secondo me saresti durato, perché poi alla fine a te, no, alla fine tu avevi rispetto di certe persone, secondo me fra queste c'ero anch'io, vero. Di Giorgio, cioè di noi alla fine si era creato un bel rapporto di stima reciproca, vero. No? E poi alla fine tu, che se ne dica, sei un competitivo. E per cui il calcio lo ami, ti piace e ti piace dare sfoggio di tutto quello che era il tuo talento. E quindi quando poi incominciavi a giocare, secondo me, delle partite come si deve, Juve-Inter, Juve-Milan, Juve-Real Madrid, secondo me poi capivi che probabilmente valeva la pena stare zitto ogni tanto, però giocarsi quelle partite lì. Sai che questa è una roba che adesso, a distanza di tempo, ci rifletto. Gigi ha detto una roba importante Ora... te lo possiamo fare questo discorso ora va bene, fallo quando ero in nazionale, ma te lo ricordo 2004 ma fai la europei questo Gigi, discorso qua tu che non ti ricordi che non finiva l'allenamento e che andava via sugli fischiavi il fallo e quello là mi avete bloccato dopo l'allenamento. Però adesso ridil perché è il motivo. Semplice, il motivo era valido o no? Secondo me sì, prima partita secondo me, ma con la testa da adesso diverso. No, avrei pensato in modo diverso perché io sempre quello. Una stagione stupenda dove avevo fatto 21 gol in quella stagione 2004 dove la Serie A era competitiva. Io vado in nazionale, prima partita c'era il cinghiale che giocava con Del Piero e Totti, tra virgolette, o sceglieva me tra Pattoni o Del Piero perché il Pupo giocava dietro, era un periodo di grazia. Succede che il giorno dopo quella partita là, ovviamente giocavamo, c'era anche Bernardo, No, Bernardo è quello che ti ha fatto incazzare. Sì. È partito tutto per Bernardo. Che è successo? Perché non aveva stoppato una palla. Ma dov'è Bernardo? Si può dire tutto. Però c'era Bernardo. Berna, entra. C'era Bernardo lì, ha detto bene. Allora, io cosa faccio? Il giorno dopo facciamo la partita, sai, delle riserve. E Gigi si metteva sempre dietro la porta, ovviamente. I due portieri, scuso Gigi che faceva uno sport diverso, erano Peruzzi e Toldo. Bernardo, la colpa è la sua. Arriva a un certo punto. Il microfono va. Eccolo. Ciao, grande Bernardo. No, ci stai. Arriva a un certo punto. Questo è un particolare che Gigi si ricorda. Ovviamente, noi eravamo delle riserve. Dopo, io, lui, c'era Fiore. Di Vaio. Cioè, l'aneddoto è lì, eh? L'aneddoto, se è quello di Vaio. Sì, Gigi, sì. Arriva a un certo punto. 1-2, 1 contropiede al quarto posto. Non lo so, ero suonato come un tamburo. Arriva a un certo punto, io decido, dico, voglio andarmene via, Lele, lo facevo sul serio. E no, me l'hai già fatto altre volte. Io dicevo al tra, mettimi con Totti, mettiamo Cassano di là. Ti ricordi? Che impazzisci.
giocavamo il Belenense su una squadra. Sì, è vero. Bravo. Sì. Ne scarta due, arriva sul fondo, palla forte in mezzo. Io arrivo spaccata, non la prendo, non la prende nemmeno Marco. Lui finisce la corsa sulle. E c'erano materazzi, non so. Posso giocare con questi due io? Me ne vado. Ma un nervoso. Offese. Vabbè, io abbandono, ho già detto troppo. Avevo 21 anni. Che meraviglia. Io cosa adesso faccio? Subito dopo mi tolgo le scarpe, sto partendo, vado nello spogliatoio. Il primo a bloccare, Gigi, dove vai? Perché ovviamente Gigi non si incazza mai. Non l'ho mai visto incazzato. Quel giorno, vieni un attimo qua, dove stai andando? Mi premi, blocca, arriva l'altro scemo lì, mi blocca, aspetta là. Mi hanno fatto stare un pochettino di più, poi abbiamo avuto la sera, la sfiga che Totti aveva sputato Paulsen, quella roba là, e io sono rimasto. E poi ho fatto quelle due partite dove, santa miseria ladra, per non dire altro, Ibrahim fa il tacco. Ma che c'avevi i chiodi sotto i piedi? non si muoveva! Ma ero distrutto. No, io. Ma tu non ti ricordi che cosa successe dopo? Che nacque lì il discorso poi del nuovo sono più uomo io di tutti voi. Perché mise le piedi il litigio tra me e Bobo che non è mai avvenuto. Però, ma noi sappiamo cosa c'è dietro a queste cose. Sappiamo la frittata da dove arrivava. Sappiamo. Dovevamo tamponare delle situazioni. La coppia viene Buffon che fanno casino. Però noi sappiamo, veniamo dalla strada, Lele, poi ti dirò in separata sede. Che c'era una frittata. Oh, ma molto più grande, la Corp chi è? Buffone e Vieri si prendono. Questo gli fregava un caso l'un dell'altro, andavano amore d'accordo. Succede lì, Ibrahimovic fa un tacco che se lo fa altre 10 volte va proprio sotto il set. Basta che lui 2 centimetri in più salta, così la tira fuori. Non si muoveva, era attaccata al palo. No, poverino. Guarda Antonio, io me lo ricordo bene. Secondo me Ibra fece una cosa incredibile per due motivi. La prima, perché io stavo uscendo di pugno, lui incredibile. E mi tagliò fuori. Incredibile. E riuscì a mantenere equilibrio e a fare il tacco e glielo mise proprio sotto attraverso. Se lui siamo senza attaccava la rete, devo prendere con la mano, sarebbe vero? Mai riuscita. Sì, solo così. Con la mano. Sì. Però Ibra fece veramente una magia lì. Cioè, devo dire, al di là di dove va la palla, hai detto bene, andarla a prendere lì, in quel modo lì, in quel traffico, coordinarsi. No, poi va là, ma a prenderla. Lui cosa ha fatto da figlio della buona donna? Si è messo di traverso, in mezzo a Gigi. Cazzo che è una gran giocata. Si è messo avanti, perché oggi Gigi prende lui, fa rigore. Certo. Gigi l'ha schivato, è venuto fuori questo... Però potevamo vincere tranquillamente quella partita là. E poi... ci siamo lamentati noi italiani del biscotto. Siamo i re dei biscotti e ci rompiamo i coglioni. Ma non rompete le palle. Mi sto biscottone. Ragazzi, Gigi, ti faccio una domanda adesso. Sì. Ovviamente, tanto siamo tra amici, ci seguono tra qui 1 milioncino di persone. Io, un tempo fa, ti avevo incontrato alla Dia di Andrea Pirlo. Sì. E ti avevo detto, Gigi, qui ancora non hanno capito niente, che tu continuerai fino a dopo il mondiale, sì, che dovevi fare il sesto mondiale, poi è andata come è andata, sì, con Ventura, sì, e io perché ero convinto, sì, perché ovviamente se tu non stavi più in piedi, eri sì, te il primo a dire fuori dalle palle. Sì. Io sono convinto ancora che tu oggi puoi giocare tranquillamente dove vuoi, non solo al Parma, poi a livello affettivo hai scelto Parma. Sì. Che idea hai nel prossimo futuro? Sì. Ovviamente io mi porto avanti, sì, al mondiale prossimo, sì, ti balena per la testa questa idea qua? No, devo dire la verità che adesso quel tipo di traguardo e pensiero l'ho proprio accantonato, perché alla fine delle volte la vita ti lancia dei messaggi e devi saperli anche accettare, no? Devi saper accettare la sconfitta, seppur mi dispiaccia, lo dico veramente col cuore in mano, perché penso che per quello che ho fatto, per come mi sono speso con tutti nel calcio così, il sesto mondiale sarebbe stato veramente un traguardo, non dico meritato, però un traguardo unico, sì. E il fatto che per ben due volte abbiamo stato il mondiale, perché io non sono andato né con Ventura e né magari ipoteticamente se l'Italia fosse andata con Mancini magari poteva anche pensare, non mi hanno chiamato, per cui quella probabilmente rimaneva ugualmente un'illusione, però ipoteticamente ho fatto una carriera nella quale potevo fare 7 mondiali, ecco, per come stavo, vero, secondo me, per come performo ancora, posso dire che
7 mondiali li potevo fare, poi chiaramente non da titolare, però insomma ci potevo stare benissimo. No, questo non sono d'accordo, Gigi, per il solo fatto perché io ho un'idea diversa, ovviamente non ho fatto il portiere, è un'idea diversa. Ovviamente in questo periodo qua, ovviamente da quando tu hai deciso di chiudere baracca e baracconi con la nazionale e di andare anche al Parma a fare una scelta affettiva di cuore, perché quello di cuore non l'hai fatto né per soldi, né per la gloria, né per niente, a livello affettivo, dove hai iniziato vuoi finire, certo, probabilmente. Io sono convinto di una roba: se c'aveva 25-30 Neuer oppure Casillas, Socek, dico oh, Gigi, ci sta che loro giocano davanti a te, sì, ma io ho questa convinzione che tutti i portieri, i Donnarumma, adesso parlano anche di Carnesecchi che non mi piace, c'è Meret, sono tanti buoni portieri, Cragno si parlava della nazionale e fanno fatica, io tutti questi portieri che io vedo, io ancora oggi, se io facessi l'allenatore, e non lo farei mai, non lo farò mai l'allenatore, per me gioca Gigi, per mille motivi, non perché è mio amico, non per mille robe, perché tu ancora oggi stai bene, sei un ragazzino, hai personalità, ecco, poi Gigi, nel rettangolo di gioco la personalità conta, sai gestire tutti i momenti. Ancora oggi io ti dico, non c'è un portiere in Italia più forte di te oggi. Ma Anto, io penso, guarda, mi fa piacere questo tipo di analisi, perché insomma, conoscendoci bene, so che se lo dici è perché lo pensi. Ecco. Io credo che invece ancora adesso, se diciamo posso fare, non so, in una stagione 15-20 partite, 15-20 partite, secondo me io le posso fare ancora a grandissimi livelli. Su quello non ho un dubbio, perché io mi accorgo che quando sono centrato, quando ho il focus bello acceso e tutto, riesco a trovare dei tempi, delle letture così che sono quelle che avevo 20 anni fa, ma me lo sento, sono, cioè, qualcosa di non so di madre natura che ti ha baciato. Esatto. Poi è chiaro che nel lungo, se devo pensare a rimettermi in discussione, ripartire con un progetto, partire tutta la stagione, c'è il campionato, Champions, nazionale, così diventa più lunga, non durerei neanche 20 giorni, ecco. Sì. E quindi credo che tutto abbia un inizio e tutto abbia una fine, e la mia fine è stata giusta che sia venuta in quel momento. Però non mi hai risposto, tu pensi nel prossimo futuro ancora di andare avanti? Guarda, che idea c'hai nella tua mente? Nella mia mente c'è che se ho entusiasmo ancora, se credo, diciamo, in certi progetti, nelle cose che faccio e nelle cose che mi propongono, però ci devo credere vedendo delle mosse tangibili, posso andare avanti chiaramente di anno in anno, ecco. Okay. Però nella mia idea c'è, sinceramente, nel giro di questa stagione, al massimo quell'altra, poi smettere, ma massimo quell'altra, ecco, di più non me la sento, perché poi alla fine, insomma, quello che dovevo fare l'ho fatto, sono 30 anni che gioco. Ma è incredibile, questo è incredibile. Se poi diventa 31 o 29 non mi cambia niente. Gigi, io è proprio su questo tema che volevo dirti una cosa, perché io invece sono impressionato dal discorso degli stimoli, cioè sono letteralmente colpito. Allora, io ho smesso a 34 anni in Serie A, ho avuto qualche infortunio, poi potevo andare avanti qualche anno, no, facendo qualche scelta, ho preferito chiudere con i miei amici in seconda categoria e con gli amatori gli ultimi 2-3 anni e poi fare altro, no? Ma quando tu hai iniziato, c'erano quelli 10-15 anni più grandi di noi, di te, hai unito veramente 3-4 generazioni, da quando eri piccolino a adesso. Cioè, c'è gente che non era nata. No, ogni tanto sì, quando penso con chi ho giocato i primi, che giocavo contro Franco Baresi, così, che dici, magari ragazzi, ora Franco Baresi, qualcuno non sa neanche che... Josué Weah, sì, esatto. Ma sì. E quindi sai da cosa sono colpito, Gigi? Sì. Al di là del fatto dei numeri che si accumulano, dei trofei, delle presenze, della storia che hai rappresentato, che questo però è nel rumore, dal silenzio del quotidiano, cioè dall'allenamento quotidiano, l'immaginarti che vai al campo, prepari le tue cose, fai prevenzione, fai il tuo lavoro, capito, la scelta mentale di vivere la settimana, quello mi impressiona quasi, no, in positivo è, ovviamente. Lo sai perché, qual è la verità? Perché come dice Antonio, alla fine io sono uno, diciamo, che mi piace stare nel gruppo, sono un compagnone, uno scherzoso così, però di base c'è una verità, che sono un competitivo, e non ci sto a essere considerato il numero due. Oh.
E quindi, vero, vero. E quindi cosa succede? Non sono mai contento di quello che faccio. Cioè io qualsiasi partita che la posso far bene, la posso fare, se la faccio male poi non dormo due notti. Però anche se la faccio bene dico porca, potevo fare meglio quella cosa là. E questo grado di insoddisfazione perenne fa sì che io vado al campo per poter colmare incredibile quella cosa. No, ma è una cosa folle, no, che mi porterà al delirio, perché poi tra un po' mi recovera. No, guarda che davvero ci penso, penso anche quello. Ti veniamo a facciamo la Bobo TV nel manicomio, lo riapro. Fai l'esempio. Ma lui è il più è incredibile, questa ora mi tocca. Lo sai di chi è? Di un giocatore, di quello che tu ami di basket. Ok? C'ha 38 anni. LeBron James. Ah, LeBron James. Io faccio via comuno per una sola roba. Voi continuate ancora, quell'altro può smettere, come te puoi smettere. Non dovete più dimostrare niente a nessuno. Gigi, voi anche fino all'ultimo giorno, a 40, a 50, a 60 anni, sia te che lui stesso, voi volete continuare a dire alla gente, noi siamo i numeri uno. E questo è folle per me che io ho giocato. Io facevo una partita buona, per tre mesi non la prendevo mai la palla, mi rompevo i coglioni. È vero. Però sì, quello che, in quello che dice c'è un fondo di verità. Cavolo. Cioè il non voler accettare sin da quando si è ragazzi di essere omologati agli altri. Cioè vuoi essere speciale. Ma lo vuoi fare con cose virtuose. Cioè, non è che vuoi farlo spaccando vetrine o andando a pestare qualcuno. Vuoi fare facendo cose... Gigi, ma questo a livello mentale... Da te, a livello mentale... Talento, dalla tua voglia di... Ma lascialo dire, questa è bella. Questa è clamorosa. Cioè... E io sinceramente, poi lui mi conosce dall'Under 15 perché eravamo insieme, in Under 15 e Under 16 ero ovviamente pazzerello, cioè ero eccentrico, ma molte volte chiaramente come ragazzo lo facevo per farmi vedere, per essere al centro di attenzione e alcune volte sbagliavo anche i modi, no? Dopo invece ho canalizzato quel tipo di voglia di essere speciale cercando invece di canalizzarla solo in quello che era il mio lavoro, ecco, difatti... Penso che anche fuori dal campo ora parte qualche cosa così assolutamente particolari foto mentre... No, ma tu dici no, ma lui che la tua voi siete 78, 78 no? Tutti è vero quello che dice, perché lui allora a parte io due volte sono rimasto scioccato nella mia carriera quando ho visto lui a 16 anni e Ronnie quando sono venuto all'Inter, quelli che mi hanno scioccato, però quello che dice è vero, lui era fuori di testa a 16 anni, 17 anni. Sì, era pazzo. Ma veramente fuori di testa, per i cavoli suoi, quasi egoista. Sì, invece poi è diventato un leader, uomo spogliatoio, uomo... Cioè, ha fatto un percorso veloce da così a così. È vero quello che dici, Giulio? È vero, è vero. Ma lo sai perché l'ho fatto? L'ho fatto perché alla fine, quando sentivo anche le critiche che alcune volte... facevo nascere, ci ragionavo e non mi piaceva il mio modo di essere, e questo me lo faceva presente spesso mio padre, anche mia madre, quando arrivava a casa mi diceva, Gigi, ma ti piace essere così? Cioè che... E devo dire che ragionandoci sopra ho detto no, in effetti no, perché alla fine non sono quello che sono io realmente, cioè questa è una rappresentazione di me che non è fedele. E quindi alla fine ho fatto quello che sono veramente poi, cioè, e mi è tornato anche molto più semplice.